Io sono un figlio dell'Ilva di Taranto, quindi non arrivo da una famiglia ricca. Lavorare, o meglio, avere a che fare con un babbo che lavora tutti i giorni, tu gli dici no, io voglio fare la radio, ho preso tanti di quegli schiaffi dietro la testa io che, insomma, credo che possiate immaginare. Però vabbè, è successa questa cosa. Sono arrivato lì. Quando sono arrivato in questa, in questa emittente, insomma, in questo paradiso per chi vuole fare lo speaker, è successa un qualcosa dentro ed è lì il punto in comune con Chris. Cioè, così come lui era riuscito a raggiungere l'obiettivo più importante nel suo caso, cioè laurearsi col massimo dei voti, famiglia contenta, io ero riuscito ad ottenere questo risultato. Ma anziché dire ok, è fatta, ho cambiato prospettiva. Cioè, mi sono lanciato nell'ultimo posto nel mondo in cui puoi trovare un DJ, in Alaska. Perché qualche anno prima, mentre ero in Piazza Napoli, una piazza di Milano, passeggiavo dopo una cena con amici e avevo visto questo, questa sorta di locandina che avete in mente, credo avranno in mente molti di voi, che è quella del film Chris, che poi è Emily Irish, l'attore, sul bus, bus bellissimo, Into the Wild. E uno dice, sarà la solita americanata, no? Sarà la solita roba che serve per fare qualche quattrino. Una ragazza che era lì mi fa, entra a guardarlo, vedrai che ti piacerà. Io non conoscevo questa persona. Fidandomi di questo consiglio entro, e se siete minimamente sensibili, non tanto, ma giusto un pelino, è impossibile non rimanere scioccati dalla storia di Chris, no? Visto il film, la prima considerazione che ho fatto, ero da poco arrivato alla radio, ho detto devo andare lì, perché voglio capire che cosa si prova ad annullarsi completamente, perché l'Alaska, come potrete immaginare, insomma, è un territorio abbastanza desolato, no? Avevo molta paura però, perché l'idea di andare in Alaska non era proprio una cosa semplice da realizzare, e avevo bisogno di mettere da parte dei soldi, vedi operaio Ilva di sopra. È successa una coincidenza, ce ne sono tante, poi se vuoi se ne potrà parlare. Una mia amica che lavorava in radio mi presenta un libro di Marco De Ambrogio, un ragazzo, una cara persona che è diventato poi un fratello, La mia via sul cammino di Santiago. Questa cosa, chi conosce il Cammino di Santiago più o meno? Ok, il Cammino di Santiago non è altro che un percorso che parte dalla Francia e arriva a Saint-Jean-Pied-de-Port, a Santiago di Compostela barra Finisterre, alla fine della Spagna, di 800 km circa. Perché sono andato lì? Perché sono partito? A parte la coincidenza, a parte il libro molto bello di Marco, perché volevo prepararmi, volevo capire, sono in grado di viaggiare da solo, perché non l'avevo mai fatto prima. Il cammino mi ha insegnato tante cose, e quindi chiudo. Quella preparazione è stata l'inizio dell'Alaska, cioè grazie a quello ho detto ok, sono pronto per. Perfetto. Arriviamo al momento in cui devi organizzare il viaggio, perché tu nel tuo libro racconti molto bene il viaggio, fai veramente capire che un viaggio si vive, però parli anche proprio dell'organizzazione dell'andare in Alaska. Hai detto appunto che è una terra estrema e inospitale, e quindi ti sei dovuto preparare, penso, fisicamente, e poi parli anche proprio dell'equipaggiamento che hai preso, e dell'incontro anche che hai fatto poi, sì, in quel momento. Succedono delle cose ovviamente nel libro, alcune possiamo raccontarle, altre sono legate molto a... Io ero partito da solo, poi appunto, se avrete voglia, ci sono delle coincidenze bellissime con questo mio amico adesso, Mauro, però mi fermerei qui, non accenderei altro a Mauro, che in un certo senso, insomma, riveste un ruolo molto importante nell'avventura. La preparazione... Cioè, vuoi sapere nello specifico? È una preparazione... Cosa vuoi chiedermi? Non nello specifico. Ah, diciamo che, senza sempre svelare niente, il libro si quasi ha questa tinta quasi gialla, perché crea veramente un po' di suspense. Ma quest'orso arriva, non arriva? Ma perché è normale, all'interno di un ambiente del genere, la prima figura che uno può incontrare potrebbe appunto essere quella dell'orso. Forse c'è, forse no. Però io quando sono arrivato, allora, da Milano sono partito, sono andato con l'aereo, ovviamente sono andato ad Amsterdam per fare scalo, da lì si arriva a Seattle, nel mezzo, beh, insomma, qua caspita, Seattle, si arriva nel mezzo degli Stati Uniti, insomma un po' più di là, un po' più verso ovest, si arriva a Seattle e da lì si arriva ad Anchorage,
che è una città che c'è a sud, la città più a sud, molto americana, molto statunitense più che dell'Alaska. Da lì si noleggia un'auto, se si vuole, lo si può fare anche a piedi, per carità, però insomma, per fare 200-300 km per andare verso nord, nello specifico a Ely, che è un paesino di 2000 anime, dove c'è un motel che tra l'altro poi è scoperto essere lo stesso dove Sean Penn ha dormito per girare il film. C'è solo quello, non ce ne sono altri. E da lì il mattino successivo io ho preso la Jeep appunto per recarmi su quella che poi, su quello che è stato poi il percorso di Chris, che se avete visto il film appunto, avete letto il libro, è questo benedetto Stampede, che da road si trasforma in trail. Perché? Perché da road è percorribile, diciamo così, un po' con l'auto, con la Jeep, comunque si parla sempre di meno 10, meno 15 gradi, con della neve che crea dei problemi, quindi 4x4. E da lì ci si trasforma in trail perché diventa impercorribile con i mezzi. Bisogna per forza farlo a piedi. Lo Stampede Trail arriva poi, per noi che lo sappiamo, al Magic Bus. Per lui, per Chris no. Questo insomma è stata la premessa per arrivare poi con diverse avventure, diverse cose che succedono nel mezzo, direttamente a dormire per almeno 4-5 notti proprio lì. Tu hai fatto questo viaggio ad aprile, giusto? Con le condizioni, hai scelto il periodo anche per appunto quando tu hai attraversato questo fiume. Sì, allora, ripeto, io parlo sempre per quelli che non hanno la più pallida idea di quale sia la storia di Chris e quali sono i pericoli che poi lui ha affrontato, me ne scusino tutti gli altri, però il problema maggiore che questo ragazzo poi ha avuto, voi immaginate una terra ovviamente desolata, ma soprattutto il McKinley Park, perché è un parco, anche se non fate riferimento ai parchi nostri, cioè si parla di un parco che a vista d'occhio non ha riferimenti di termine, come dire, ultimo, sono delle distese pazzesche. Quindi in questo enorme parco il clima, ma anche poi l'ambientazione, è estremamente paludosa. Quindi se la si affronta in estate, autunno, è tutto un acquitrino, cioè pieno di ogni tipo di fiume, fiumiciattolo e compagnia bella. Se la si fa in inverno invece, le montagne da 6.000 metri che fanno da panorama a questa zona non rilasciano l'acqua, è tutto ghiacciato, e quindi questo rende il tutto più semplice, gli attraversamenti. Chris ha avuto un grosso problema perché, ritornando da questa sua avventura, durata molto di più ovviamente della mia, e il fiume erano, tanti fiumi erano in piena, ma uno in particolare gli aveva creato grossi problemi. Non dico nulla del film e non dico nulla di quello che è successo a me per colpa di questo fiume che si chiama Teclanica, che per capirci ha dei riferimenti tipo due volte il Po quando è in piena, così avete qualche concretezza. E ho scelto quel periodo perché nella mia idea coincideva, neanche a farlo apposta, con il periodo in cui molti anni prima anche Chris è andato in Alaska. In effetti i fiumi, perlomeno all'andata, erano facilmente percorribili. Lasciamo il giallo. Rimane la suspense. No, nel senso, attenzione, questa è una cosa importante, non è un thriller, no. Cioè è un racconto di viaggio dove non si parla di che cosa mi sono portato, quanto tempo, quella era una roba noiosa. Io ho semplicemente raccontato una maturazione che nel mio piccolo è avvenuta dal 2010 in poi, quindi insomma molto introspettivo, no? Non c'è ho portato questo, ho visto questo, perché c'è tantissima gente molto più brava di me, ci vuole poco a scrivere bei libri. Adesso volevo che il Wolf, visto che il film Into the Wild ha una bellissima colonna sonora, scritta da Eddie Vedder, ci facesse sentire una canzone proprio tratta dalla colonna sonora, Hard Sun di Eddie Vedder. Ah! Facciamo un pezzo strumentale allora. Se vuoi. Sei già. Oh, ma facciamo. Ragazzi, facciamolo cantare. Facciamolo. Non ce l'ho in canna, è quella che vuoi tu. Intanto, vabbè, tiravo. Ma sì, ma certo, una canzone te la faccio. Avete detto quello che volevate, adesso canto quello che voglio io.
You can play the game and you can order the bar, but you know it was a rhythm for you. Tell me, how can you stand there with your broken heart? Ask me to play the fool. One thing can lead to another man. It doesn't take any sacrifice. Oh, father, mother, sister, and brother, if it feels nice, don't think twice, babe. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. She's not gonna do much better if you only will. If you only will, shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Think it's gonna be much right if you wanna win. You can run, but you cannot die. This is wildly known. What you plan to do with a foolish pride when you're leaving yourself alone? Once you tell somebody the way that you feel, you can feel it beginning to heal. I think it's true to say about speaking will, always getting the grief. Shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Ain't gonna be much better if you only will. If you only will, shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Ain't gonna be much better if you only will. Fare il presentatore, che bravo! Wow! Adesso data anche per il prossimo anno. Adesso parto. Wow! Allora, torniamo al nostro viaggio. Come hai appena detto, il viaggio non è appunto tanto quanto sei stato via, che cosa hai fatto, e tutto parte anche da una da quella per piccola esperienza. Esatto. C'era quel cambio, insomma, di prospettiva, quella roba di uscire un pochino dalla zona di comfort, che insomma che è il consiglio che si spera possa essere sempre recepito una volta che si finisce un libro che si legge in un paio d'ore, insomma, non è che... Ma infatti tu qua e là si leggono, ci sono tantissimi spunti che possono essere presi nella vita di tutti i giorni, e è un vissuto che prima o poi tutti quanti ci possono capitare, quindi uscire dalla comfort zone oppure... non farsi troppi piani perché tanto verranno capovolti, e tu dici che magari parti cercando delle risposte e poi magari queste risposte in realtà non trovi, però... No, perché se ci pensi, una delle cose che si fa per chi viaggia e dice adesso vado a farmi un viaggio in solitario con un amico perché c'ho voglia di starmi un po' da solo, perché devo risolvere un po' di problemi, no? In realtà, per quella che è la mia piccolissima esperienza, quello che ho capito è che i problemi non solo non li risolvi, ma te ne crei altri. E quindi è una continua ricerca quella che si fa, nella speranza che magari mentre stai cercando di risolvere un qualcosa, ne stai anche risolvendo delle altre, no? Quindi è un continuo divenire. E poi sì, quello che appunto continuo a ribadire anche nel libro è che è inutile stare a tentare nei limiti del possibile, poi dipende sempre dalla gravità della situazione, di risolvere determinate cose, perché tanto poi la vita è un continuo cambiare
adesso probabilmente piove, no, non piove più, che andrà tutto bene, no, e ci sono tante cose che non dipendono da noi, no? E quindi, insomma, sì, prenderlo un po' più, passatemi questo termine, anche se non è adatto, alla leggera, forse. Tu anche nel libro lasci, secondo me, un messaggio bello, diciamo, positivo, perché a un certo punto tu citi James Hillman, che è uno psicologo americano tra i più famosi, e tu in una maniera molto efficace praticamente spieghi il paragone della ghianda e della quercia. Non vorrai spiegare qui stasera la teoria della ghianda? Allora, non tutta, però facciamo soltanto proprio il sunto, la cosa positiva che tu puoi lasciare a tutti quanti, che in ognuno di noi... Beh, sì, oddio, non è come... brava, hai già ben detto, non è farina del mio sacco, cioè io non faccio altro che riprendere questa teoria che ho vissuto sulla mia pelle di questo filosofo, anche da alcuni punti di vista, se si vuole, che dice che se si nasce ghianda si è destinati a diventare quercia, che detta così uno dice, madonna, che... se nasco sfigato sarò sfigato per sempre. No, non è proprio così, nel senso che poi lui lo spiega, googolate come si dice in questi casi, però è una cosa bella, cioè nel senso che lui dice le scelte che noi quotidianamente facciamo spesso sono molto sbagliate e lo capiamo che sono sbagliate, anche faccio un esempio molto crudo così capite, quando uno casca dalla bicicletta e si rompe una gamba, anche secondo lui, e io sento abbastanza vicino a questa teoria, non è una cosa che è avvenuta proprio per caso, ma è avvenuta perché c'è un messaggio preciso, cioè magari, la semplifico per capirci proprio, non continuare ad andare in bici perché quello non è proprio il percorso che tu hai già deciso. Come l'hai deciso ve lo lascio scoprire, non è la sede adatta, sennò ci lanciano le zucchine e pomodori. Però il messaggio è non mollate, cioè cercate continuamente di capire qual è il vostro ruolo nel mondo. Esatto. Ecco, perché ognuno di noi ce l'ha, anche quelli più sfigati che si sentono sottoterra, in realtà esiste una sorta di definizione a tutto. Esatto, ognuno di noi potrebbe avere un talento e... Ecco, dal punto di vista, per chi crede, insomma, queste cose, la parabola dei talenti, vedi, teoria cristiana, insomma, sì. Ognuno di noi ce n'è qualcuno, bisogna scoprire qual è e come farlo fruttare, perché poi il succo è quello, cioè, e poi ogni religione ce le ha queste cose, però sì. Sì. Bene. Siamo stati bravi perché qua sarebbe... Vi state annoiando? Andiamo, basta? No, ok, va bene. No, anzi, se qualcuno ha delle domande, noi siamo... Cioè, noi, lui. Beh, siamo qua, insomma, a disposizione, se volete fare qualche domanda, anche se abbiamo un musicista di spessore, che intanto che pensate alle domande, può farci... Cosa ha preparato, maestro? Ok, vabbè, ma un Eddie Vedder non ci arriva? Perché poi è la colonna sonora del film. Potrebbe essere. Perché lui fa maestro, non fa. No, però insomma io, per non rubare troppo la scena a chi veramente sa fare, a proposito di talenti, a chi ha del talento importante, magari dopo mi fermo lì se volete, perché di solito quando arriva la storia delle domande, siccome siamo tutti qua così... E poi dopo. Dopo, l'altra sera le domande nessuno, abbiamo finito alle 11:30 a Liguria, domande nessuno, mi sono seduto di lato all'1:30, non mi lasciavano, quindi ho piacere, se avete voglia sono qua, però insomma la cosa più importante... per me, come dicevo anche prima Caterina, è muovervi e incontrare quanto più possibile le persone, perché ripeto, è un libro inaspettato, legato a tantissime coincidenze, io non pensavo neanche di scriverlo. Racconto sempre per chiudere questa cosa molto divertente, che Folco Tertani, grande amico, dopo insomma, perché chi conosce Tiziano Tertani è diventato grosso amico nel corso del tempo, lui aveva già letto questi appunti di viaggio che io avevo preso in Alaska e mi spingeva a fare qualcosa. Io puntualmente gli dicevo, perché Folco oramai ci vedeva una volta al mese almeno, dicevo: Folco, lascia perdere, tu scrivi, io al massimo parlo alla radio. È successa una cosa bellissima a proposito dei talenti, no, del trovare la propria strada, che lui ha fatto un libro poco tempo fa e l'ha presentato a Milano alla Oepli, e io purtroppo stavo registrando in radio, sono arrivato molto tardi alla presentazione, mi sono seduto per terra di lato. E una ragazza seduta ancora una volta, una donna accanto a me, fa: senti, scusa, ma tu sei Frank di Radio DJ? E io
Io lì me la sono menata tantissimo. Poi fa, no, 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 ma guarda, ti ho riconosciuto perché me l'ha detto Folco che sei tu. Ah, ok, grazie. Ok, senti, mi faresti leggere le cose che mi hai dato, che hai fatto leggere anche a Folco? E io ho detto, guarda, non so perché Folco ti abbia detto questa cosa, però io te le darei anche da leggere, ma scusa, ma perché, cioè nel senso... Ah sì, scusami, sono l'editor di Sperling. L'editor, per quei pochi che non lo sapessero, è una figura che aiuta nella stesura del testo, ma soprattutto analizza se c'è della ciccia oppure no. Quando mi ha detto così, io, a parte che ho iniziato a sudare, poi gli ho detto, ma tu sei sicura? Perché guarda che sono appunti. Non ti preoccupare, tu dalli a me. È andata per le lunghe per altri 3 mesi, e in questi 3 mesi io scrivevo la mail a Esther, che è diventata una mia amica, e le scrivevo, guarda, forse te lo mando domani, e mi rispondeva sempre allo stesso modo, mi mandi il testo, o sempre uguale. Questa cosa è andata avanti per un po', alla fine le ho mandato, ho premuto il tasto invio, e adesso siamo qua. Quindi la pretesa, insomma, non era quella di scrivere, però è successo. Sta a voi adesso capire, leggendolo, e con, tra l'altro, delle foto, per quelli che hanno voglia di medesimarsi da subito, fatte da Mauro, all'interno, molto molto belle, quelle sono molto molto belle, se è un libro che merita oppure no, però questo è il messaggio. Ah, chiudiamo soltanto, perché tu non ti sei poi fermato con l'Alaska, io da Wikipedia l'ho preso, quindi abbiamo... Ah, perché c'è una roba su Wikipedia? C'è la tua pagina, sì. Va bene. 2015 Alaska, 2016, sempre per una coincidenza, Giordania, giusto? Sì, anche lì, questa la raccontiamo, che bella. Matrimonio di Folco. Ah, ok. Sì, matrimonio di Folco in Toscana, ero da solo e ci mette in un tavolo con diverse persone, c'erano ragazzi americani e iniziamo a chiacchierare, insomma, immaginate, matrimonio, vino a fiumi, divertimento, ma è normale, ci mancherebbe. E a un certo punto io mi trovo a parlare con questi due ragazzi americani che mi spiegano di questa loro scuola, di più che scuola, una sorta di azienda, di company, di post-produzione cinematografica, no? Allora parliamo, ah, ma tu sei un viaggiatore, sì, mi piacerebbe andare adesso in un posto caldo, perché da poco sono stato in Alaska, e loro mi guardano e ridono. Io dico, ma hanno già capito che sono un cretino, iniziano a ridere così. Io ho detto, ragazzi, avete qualche consiglio? E loro mi guardano e ridono, continuano a ridere. Andiamo avanti per 10 minuti, io non avevo capito se era il vino che era entrato in testa o se... E a un certo punto mi dicono, tu hai fatto l'Alaska, vuoi andare in un posto caldo, e mi chiedono, ma dove hai in mente dove? Ho detto, ragazzi, mi piacerebbe tanto andare in un deserto, perché insomma, dal deserto dell'Alaska molto freddo a un deserto caldo, però ho paura da solo in avventurarmi in Africa così. Ok, no, perché la nostra società di produzione, googolate, si chiama Rocco, perché poi ho parlato tanto con lui, Rocco Belic, e lui ha fatto la post produzione a film tipo Batman, per intenderci. Rocco Belic, la casa di produzione si chiama Wadi Rum. Voi direte, che vuol dire? Il Wadi Rum è il deserto della Giordania. E quindi io quel giorno che cercavo un deserto, mi è arrivato il deserto. Quindi anche lì un'altra coincidenza legata alla... Poi continuiamo. Incontro. 2016, ancora Islanda. Ho fatto l'Islanda in moto, sì, in solitaria, tutto il periplo. 2017, Australia. In bicicletta, sembra un elenco. Sì, adesso bicicletta. Manca il 2018. Vuoi sapere cosa? Almeno, figurati se io adesso. Almeno no. Questo sì. No, lo sai perché? Il tutto nasce da, neanche a farla apposta, nel libro viene detto tanto, da questa coincidente. Non è ancora arrivata. Ah, ok. Quindi, non sono in grado in questo momento di darti svelare la prossima. Ho in mente delle cose, ma non lo so ancora, quindi non riesco a darti risposta. Mi piace. Vabbè. Domande? Ci fermiamo qui di lato, okay. Se qualcuno vuole. Va dai. Bene. Allora, io volevo tanto ricordare che ci sono i libri di Frank vicino alla cassa in vendita. E quindi ci vediamo di là. Lui è più che disponibile anche a firmare autografi e per le domande. Sì, a far due chiacchiere, che l'autografo va molto star. Ce n'è di star. Però grazie a Caterina che mi ha invitato. Insomma, fatele un applauso. È stato molto piacevole venire qua. E al maestro. Grazie mille. Grazie.